Orson Pro. Un saluto a tutti voi, popolo di Orson Pro, dal qui presente Paolo La Ganga e Sara Sè. La confondo spesso perché ogni tanto presento prima uno poi l'altro. Allora, Sara, siamo anche oggi a parlare di musica originale, di musica soprattutto cantata. E cosa? Al femminile. E al femminile. E al femminile. E di musica che viene da una città. Una città portuale, vero, una delle più importanti d'Italia e delle più ricche, tra l'altro è molto, molto densa. Allora, quest'artista, almeno non so dove sia nata, ma ci dice di vivere a Genova. Sì. Belandi. Sì, lei si chiama, l'hai già detto, no? Scusa che sono un po' no, chi lo sa, l'ho lei detto, si chiama Chiara De Lorenzo, ripetiamo. Lo dico, e ha 21 anni, giovanissima, appunto è giovanissima, cioè... Ha fatto già un sacco di cose. Infatti è stranissimo, avrà iniziato a 5. Vabbè, studia canto da quando ha 8 anni, quindi da tanto tempo. E che dire, fa tantissime cose. Nel 2019 partecipa al premio Mimì, dove si classifica nei primi posti. E in giuria c'era il fantastico Tony Vandoni di Radio Italia, che vedo che presenzia spesso. È vero. Poi nel 2020 partecipa a Sanremo Discovery, dove viene notata da Roberto Rossi della Sony. E poi fatto insomma Area Sanremo, Area Sanremo l'anno, sì, sì. L'anno prima e tra l'altro dice appunto facendo i calcoli dice che si poteva arrivare ma alla tenerissima età di 16 anni tra l'altro, quindi insomma una delle esperienze che lei giudica anche formativa eccetera, tra l'altro grazie ai corsi del CPM anche. Ah certo assolutamente. E poi che dire, ha fatto già 2 singoli, giusto? Sì. Tu sei una parte di me e ora balla. Ha partecipato anche a... ha aperto la serata anche a Bobby Solo, quindi... È vero, è vero. Cantante dei nostri tempi, anzi dei miei. Ok, io direi che ci sono anche due così un po' particolari, no? Nel senso che E ora balla ha fatto un percorso particolare come brano, perché intanto ottiene un sacco di visualizzazione, ma viene scelta come colonna sonora del festival Contro di Castagnole delle Lanze. Che è comunque sia è un festival interessante. Ma essere scelte, insomma, è, secondo me la propria detta come punto di onore. E poi un'altra cosa curiosa sulla sua musica, una cosa che abbiamo citato già con altri artisti, si vede che è una cosa che funziona questa cosa. E quindi con il singolo Ora Balla è andata in tutte le TV nelle metropolitane di Roma, Milano, Brescia e Genova. Me ne avevamo già parlato di con qualcun altro, quindi esatto. Sì, e mi ricordo la prima volta. E mi ricordo anche tu ci eri andato. Quindi ormai io accomuno le persone. È la nuova discoteca del mondo, insomma. Tra chi va nelle metropolitane, esatto, nelle TV delle metropolitane e chi no. Ma sì, io perché stai lì seduto e guardi un bel video, e, insomma, un bel tipo di promozione. Ci sta. Quindi insomma, è una carriera già pianata, speriamo, e comunque già piena di piccoli successi o grandi soddisfazioni per quest'artista che potremmo anche andare ad ascoltare. Sì, perché dice? Ha scritto una bellissima canzone che si chiama Amati. Esatto, quindi allora con la canzone Amati Chiara. Presentiamo... No, presentala te oggi, vai. Scusami, ti ho tolto... Ok, presentiamo insieme. Dai. 1, 2, 3, 4. Chiara De Lorenzo. Si vede che siamo musicisti. L'ipocrisia si veste solo di un finto sorriso. Uccide la tua anima con dura amarezza, senza nemmeno un gesto di tenerezza. Chi ti ama apprezza il valore di ogni tua carezza. Chi ti ama ti accetta per ogni tua insicurezza. Adesso amati, adesso amati, ama il tuo
tuo corpo, amo il tuo viso, mostra la forza del tuo sorriso. Adesso amati, adesso amati, pianto il seme nel tuo cuore, abbi cura di te. Vedrai, tornerà a risplendere il sole, ti sentirai dentro te nuovo calore. E adesso risplendi di luce di stelle, colorati per bene anima e pelle. Adesso amati, adesso amati, amo il tuo corpo, amo il tuo viso, mostra la forza del tuo sorriso. Adesso amati, adesso amati, pianto un seme nel tuo cuore, abbi cura di te. Infatti sono la parte più bella di te. Adesso amati, adesso amati, amo il tuo corpo, amo il tuo viso, mostra la forza del tuo sorriso. Adesso amati, adesso amati, pianto il seme nel tuo cuore. Adesso Allora, brava Chiara, belle le immagini, brava e bella, assolutamente, belle le immagini del mare, sì. Sarà Genova, chi lo sa, a me piace molto. Sì, Genova è bellissima, proprio la città della musica, delle partenze, della romantica, molto romantica. È vero. Che sono stata in vacanza a Genova e appena andati via è venuta una specie di alluvione. Beh, un po' che non avevamo l'angolo di Sarassei, ed è sempre bello pensare alle cose belle che succedono quando lei viaggia nella città italiana. Non andrò mai più. No, sto scherzando, purtroppo Genova, tra l'altro la Liguria è spesso diciamo scenari di un po' di problemi idrogeologici. È vero, ecco, come le Cinque Terre, peccato perché sono dei posti veramente belli. Però esatto, sono anch'io abbastanza innamorato, ma parliamo di musica, quindi questa canzone è particolare. È molto particolare e è molto moderna. Vero. Lasciami dire che questa è la mia idea. Lo lasci dire, grazie. È una mia idea, ma è sia moderna che tradizionale, cioè ha una struttura molto classica del pop, eccetera, ma con una sonorità particolarmente moderna. Perché dico questo? Perché personalmente non sono riuscito a riconoscere nel dettaglio i singoli musicisti, i singoli strumenti musicali. Vero, non l'hai detto, sì. Quindi questo suono particolarmente processato, oppure oggi è possibile anche utilizzare strumenti virtuali o comunque che si rifanno all'intelligenza artificiale, eccetera. Chissà, questo brano mi ha lasciato pensare che potesse poi essere stato... Poi è bello, visto all'inizio come dà spazio alla voce, cioè la voce proprio, soprattutto nella prima parte, viene fuori proprio da regina e mi piace tantissimo il ritornello quando dice adesso amati, perché tanto lo trovo zen, lo sai che io amo lo zen. Certo. Perché dice amati, nel senso ama te stesso, nel senso prima di amare gli altri, perché se no non riesci chiaramente ad amare nessuno. E dice adesso amati, no? Come per dire vivi il presente. È vero, e poi insomma sembra banale, però tu ti ami? Io mi amo. Che ne sai, invece magari no. Per esempio, okay. No, io adesso a parte gli scherzi, cioè amarsi non è una cosa così semplice,
ricorda l'essere o non essere. No, perché amarsi però... vuol dire trovare i propri spazi, sapere scegliere, sapere dire di no, crearsi veramente lo spazio per sé. E tutte queste cose non è così facile, non è così scontato amarsi, questo volevo dire. Hai pienamente ragione, sarebbe superficiale dire, rispondere alla tua domanda con un semplice sì o con un semplice no. E quindi alla domanda tu ti ami, dovremmo forse rifletterci, valutare un attimo tutti. Il nostro quotidiano, anche le piccole cose che è vero, infatti anche a livello lirico, ecco, la canzone tratta comunque un tema interessante sì. e importante, e la voce tra l'altro è valorizzata da un uso dei reverberi, ritornando un attimo anche alla tecnica, molto bello. E poi ci sono tante voci, tante sovraincisioni sì. anche di voci molto che moderno vanno... dal punto di vista sì. ma in tutti sì. i punti di vista direi praticamente tutti i punti anche la di melodia vista. È molto interessante perché ti rimane, è molto orecchiabile ma per nulla banale, anzi esatto. Quindi Chiara De Lorenzo, giovanissima artista ligure, e che dire, andate a sentirla, scopritela. Non so se lei fa degli spettacoli dal vivo, intanto per adesso sappiamo che è abbastanza attiva a livello discografico. E di impegni e anche a livello creativo, quindi esatto, seguitela, speriamo di aver fatto venire un po' di voglia a e tutti di voi, esatto, di curiosità, che è la cosa sempre più importante. E ringraziamo FR Live che ci dà sempre la possibilità di condividere queste perle, queste chicche musicali con tutti voi. E io vi do un saluto caloroso e un appuntamento alla settimana prossima. Sempre qui a Your Song Pro con Paolo Laganga e Sara Sei. A presto. Your Song Pro.